Ciao, benvenuto in questa pratica di voicefulness. Ti chiedo di prenderti 10 minuti da dedicare soltanto a te. Cerca un luogo in cui puoi stare in tranquillità. E siediti, trova una posizione comoda. La cosa importante è che i tuoi piedi rimangano ben a contatto con il pavimento per tutta la durata della pratica. Ti consiglio anche di togliere le scarpe. Questa parte è fondamentale, perché ci permette di avere le nostre radici ben salde al terreno e quindi di poter andare anche verso l'alto. Inizia semplicemente facendo caso a come siedi in questo momento. Di nuovo, cerca il contatto dei piedi con il terreno. Fai caso a come poggiano i tuoi piedi sul terreno. Magari senti di più i talloni o senti di più gli avampiedi. O magari senti un piede più presente di un altro. Prenditi qualche istante per osservare come i tuoi piedi appoggiano al terreno. E in tutto questo, come stai respirando? Il respiro lo senti fluido, lo senti confortevole o magari lo senti un po' bloccato, un po' difficoltoso? In ogni caso, osserva. Limitati a osservare come i tuoi piedi appoggiano terra, come stai respirando, senza necessità di cambiare o sistemare nulla, perché non c'è giusto o sbagliato. Ci sei tu. E il modo in cui ti senti è l'unica cosa che conta. Puoi chiudere gli occhi se vuoi, per sentire meglio i messaggi che arrivano dal tuo corpo. Se vuoi, puoi chiudere gli occhi. Continua a respirare e a osservare come cambia il tuo respiro, come si muove. Ora porta l'attenzione a come sei seduto, a come il peso del tuo corpo si distribuisce sulla sedia. Percepisci anche i confini del tuo corpo, fin dove arriva. E in tutto questo, continua a respirare. L'aria entra dal naso ed esce dalla bocca. Ora entriamo dentro la pratica vera e propria. Inspiriamo dal naso e questa volta emettiamo un suono. Il suono è quello di una M lunga, fissa, a un volume molto basso. Così. Mm.
Quando sentirai il suono della campana, tornerai dalla M al respiro normale. Inspira dal naso. Respira. Prendi qualche istante per lasciar sedimentare tutte le sensazioni che sono emerse, siano esse sensazioni fisiche, pensieri, emozioni, immagini. Continua a respirare. Ora lentamente ricominciamo a sentire il corpo. Ricorda l'appoggio dei tuoi piedi che ti hanno tenuto radicato e ti hanno sostenuto per tutta la durata della pratica. Puoi muovere le dita dei piedi, puoi muovere le dita delle mani, il corpo. E in tutto questo continua a respirare. Ora, con molta calma, solo quando te la senti, apri gli occhi. Puoi ripetere questa pratica tutte le volte in cui ne sentirai il bisogno. Ti consiglio di tenere un piccolo diario, una sorta di diario di bordo dove puoi segnare le sensazioni che sono emerse, il modo in cui ti senti adesso e le differenze rispetto a come ti sentivi prima. In questa maniera puoi tenere traccia del percorso che stiamo facendo insieme. Grazie per aver meditato insieme a me. A presto!